Eccomi qua ragazzi, un attimo di pazienza, tengo la musica alta che devo sistemare alcune cose. Ecco Braum, purtroppo Ginger non riesce a essere qua. Allora, un attimo, adesso sto facendo altre cose. Allora. Il Puma, ben arrivato. Sto un attimo spammando il link. Ecco il montone. Sto postando su LOL Game, anche se mi banneranno, però pazienza. LCS.
Sì, il titolo devo cambiare. Allora. Allora, log TeamSpeak. Valla a trovare la stanza. What? Allora. Chi c'è? Mi caspita. Small things. Truth bring. Ciao, Yujitsi! Ben arrivato. Allora, cosa è successo? This bot mi ha spostato? No. Ah, eccolo qua. Perché non posso parlare? Mandmore! Ben arrivato! Stiamo aspettando. Work sucks, I know. Surprises let me know she cares. Basta bannarmi. È Nightbot, non dovete spammare troppo. Praise the sun. Allora, un attimo solo. User was moved out of your channel. You were moved. Oddio, chi è? Eccoci qui. Oh, eccoci qua, ciao. Io sono già live, eh? Ok, aspetta un attimo, devo trovare un altro profilo, dove sempre stati ci stanno. Stati ci stanno. Your channel was edited. L'hai modificato lì? Chi? Cosa? Cosa? Gruppo? Il gruppo no. Ma perché? Sì, c'è una nomina, sta cambiando. Ok, no, quello lo sto a fare io. Ciao, te la Stez.
Allora. Lo elimino. Allora, aspetta, però la personalizzata. Si sente eco quando parla Luca. Ciao Shiva. È normale, cioè sta eco comunque con le casse, è normale che si senta un po' di ritorno. Adesso abbasso, cioè, se volete mi metterò le cuffie, però non le sopporto. Ciao Sandrone, puntualissimo. Dai mo che c'è un bel torneo oggi, gioca Dottor Matt, ragazzi, spargete il verbo. Adesso finché mi dite che si sente l'eco, continuo ad abbassare o a spostare i parametri, finché Montone non mi sentirà più parlare. Allora... Ma giustamente se abbiamo per forza le cuffie, perché sennò è un casino. Dici che me le devo mettere? Per forza. No, ma dopo. No, adesso vediamo come vado. Le cuffie le ho. Vediamo. Ok. Allora facciamo subito una rapida prova. Così se ci sentono bene i viewers. Ah ok, guardi te se funziona tutto. C'è Luigi che sta cercando uno degli amministratori. Posso invitare soltanto una volta qua? Perché mi fa così? Cioè sì, c'è uno dei partecipanti che ha scritto. Si scombina il capello? No, li ho tagliati. C'è Luigi che dice mancano che... Mancano chi? Gli avversari? I continua ci stanno, mancano tre, ci stanno di continuo. Montone robot new skin. Sente robotica la mia voce. Io comunque devo avere qualcuno. Ecco, ci stanno. Ciao. It's Marsbav. Allora, i due team che partecipano sono. Allora. Dov'è? Sono Universal Language con Mirko, il Marchiato, Sunlord, Feinster, Frankie 2bis e Acus come riserva, e la squadra del Dottor Matt, degli Atarax, sono i Gondinua, dove appunto c'è Dottor Matt, Capitano, Satch Jinx, Tigga, Y23, Bruzzo e Ranger Walker. Ah, eccoci qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questo è il torneo. Draft. Sì, devi cambiarlo. Devi rifare. No, è blind. Devi rifare. Pensiamo questo. Guarda, allora. Mi serve solamente in video che mi sono collegato adesso. Devi rifare, Luca, perché è blind pick. Vaffanculo. Ah, da prima ho messo giusto, adesso stupido. Partita. Ah, sì, non ho messo questa, vabbè. Ok, l'ho fatto.
qua. Ok. Surtur, ben arrivato. Anche Walter con noi. Adesso, oggi non posso fidare, mi spiace ragazzi, devo solo commentare e dire stronzate, basta. Sta arrivando, eh? Vabbè, uguale se metto tournament, no? Forse nel tournament ci sono le pause. Tournament sì, ci sono le pause. E invece nel draft no. Non ne sono sicuro. Che differenza c'è allora? Sì, esatto. Questo torneo? Sì, dai, facciamo le cose serie. Non capisco perché una volta che ho invitato tipo tre non me ne fa più invitare altre persone. Non capisco perché. Ma stranissimo. È strana sta cosa, capito? Ma metti la password di partecipare con la password. Sì, infatti così sto a fare, sì. Deprend 89, ben arrivato. Fralex con noi. Nelle draft non ci sono le pause, infatti. Oh, il Gingerino è riuscito a fare il saluto. Pausa pranzo, che oggi Ginger lavora tutt'oggi, la nostra moderatrice sexy. Allora è passato soltanto a fare un saluto. User joined your channel. Ciao Deep. Allora l'invito. Quindi stai ricreando, sì. Sì, si l'ho trovato. Perfetto. Che brutto lavoro, cosa? Sentite? Ah, adesso ho capito perché il dottor Matt sarebbe il problema della partita. Ah, esatto, sì, no, devi aspettare andare nello spectate, se no non puoi invitare, è vero, che stupido, non ci avevo pensato. Ah, ok, vabbè, adesso è arrivata. No, sì. Però come fanno a decidere chi è il capitano loro? Dottor Matto dovrebbe spostarsi sopra. Non venire qui dietro. Giusto? No. Sì, ma sì, boh. È casuale comunque. Oppure glielo puoi dar te il potere. No, il primo è il capitano. Beh, la musica è di tanto che non deve cominciare il torneo, si può mantenere. Sì, infatti la tolgo dopo, chiaramente. Ah, ecco, le stanno là. Chiedere. Posto un attimo. Ah, ecco, stanno creando i vari TS per le squadre.
qua io devo ancora ricevere l'invito, eh. User joined your channel. Avete già creato la partita? Madonna, dopo? Chi? Io la sto creando, entra tutti piano piano. Ok. Loro qua già stanno tutti. Ragazzi, a breve si comincia, eh? Kazimb con noi, ben arrivato. Ok, si è messo capitano, dottor Matteo. Beh, allora, Mirko, l'altra spera, mancano tutti. Vittoria tavolino, signore. Perché anche perché non ho modo di entrare nel torneo io. Cioè tu dovresti aspettare a metterti, devi aspettare a metterti nello spectate, prima inviti tutti. Sì, ma, sì, però se ve ne invito, qui c'è la password, non conosco la password qui. Ma te la dico io, eccola, aspetta, me la metto qua. Ok. Grazie a Fairy Alien, no, Fairy Alfan per il follower. Ok, aspettate che non faccio la stanza l'altro team. Va bene. Allora. Quindi tournament sto giro, giusto? Ma tournament code non c'entra. Join. User joined your channel. Grazie a Ikuba per il follower. Dunque, devo ancora trovare il game. È tutto armato di cercare un game. Ah, l'ha creata lui. Ah, è questa. Ok. A posto, io ho detto pure le regole. Bene, bene. E Luca, le vuoi dire pure qua? Allora, è semplice, c'hanno una pausa. Hanno una pausa soltanto, comunque ogni pausa dura un'ora. Quella è la regola fondamentale, perché comunque poi ognuno poi abusa, se abusa di questa cosa poi è brutto. Sì. Willy Cagabanga, ben arrivato, Depred anche. Mi sono io di Depred. E sono tutti e cinque, devono solo trovare la stanza. Dicono che la mia voce non si sente molto bene. Adesso sto alzando. Ma perché infatti. Si sente robotica a causa delle casse di Xioi o è proprio un problema generale? Adesso pure la tua voce che è così, no? Adesso sto fissando. Sniper Slim è ben arrivato. L'importante è che riescono a capirmi, voce robotica non dipende dal mio microfono, c'è gente che ha già sentito in anteprima. Sì, sì. Ah, sei meglio.
Allora, tutto a posto, Sì, penso. ho alzato. Ah, meno male, meno male. Oh, Eisfos, ciao, ben arrivato. A posto, ci stanno tutti, eh? Siamo, startiamo? Dove sta il dottor Matti? Sta Jaxos. dottor Matti, sto per capitano. User left your channel. User joined your channel. Allora, cazzo, però le squadre sono un po' squilibrate in effetti. User left your channel. Torneo. Non è che si può far mischiare. Perché uno è uscito? Per problemi? Ma vado io con il team 2. Grazie Icorio per il follower. Dai mo, dai mo. Power of Surprise, grazie per il follower. Ecco, siamo tornati tutti. Via, Oh, comincia l'elezione dei campioni. Puoi parte. cominciare dai ban. Il primo sarà Maokai. Tu che pensi, Xioi? Quei ban che stanno tirando adesso? Maokai, Jarvan, ma diciamo dei ban almeno per il mio elo in cui mi trovo io, Silver Gold abbastanza insoliti. Maokai, champion molto forte, niente da dire, però non è che viene bannato così spesso, neanche Jarvan soprattutto. Zed sì, invece, Zed spesso è bannato, specialmente ad alto elo, Dottor Matt giocando ad altissimo livello, probabilmente sta bannando un po' i ban classici del suo elo, secondo me. Te cosa dici? Guarda, io penso che i ban sono mirati al team composition, almeno quello da parte di Dottor Matt. Ah, ho Mirano quelli capito. che possono essere minacciosi nelle fasi di early mid game. Infatti, come vedi, abbiamo Warwick, Jarvan da parte, diciamo, del team viola e Maokai Zed da parte del team blu. Quindi personaggi che sono molto incisivi nelle prime fasi del gioco. E anche Irelia, classico ban ad alto elo. Irelia è molto solido come top laner, per esempio. Ah, Gnar, oddio Gnar. Dottor Matt con Gnar mi fa paura. Dall'altra parte Twisted abbiamo Fate. Twisted Fae, quindi una grande minaccia di pressione di mappa sia nella top che nella bot in questo caso. Non ha ancora confermato, sta ancora scegliendo. In teoria. Cioè, è rischioso Twisted Fate, first pick, eh? Ha troppi counter. Vendicatore ben arrivato. E una Riven, perfetto. Quindi abbiamo Dottor Matt e Kesumo contro Riven. Quindi si autocountera in poche parole, cioè fa fatica Riven contro Gnar, diciamo. E poi un Twisted Fate, first pick, ah ok, cambiati in Oh, Orianna. seleziona Orianna. Dai, già molto più solido come pick. Orianna è molto forte nelle team ranked, per esempio. In solo queue è un Sì. po' incisiva perché dipende sempre dall'organizzazione generale del team, ma quando sei in team ranked è perfetta. Ciao Drugoleboschi, grazie per il complimento. Niente, però quel Riven first pick. Mi
mi preoccupa. Cioè, è facile da counterare più che altro. Boh. Cioè, di solito non è che si sceglie il top laner e il mid laner come primi pick. Non lo so. Riven e il counter di Gnar, mi dicono. Ma non sono totalmente d'accordo in realtà. Ben arrivato Skeat. Questo perché Gnar è un bravo bullo da lane. Oltretutto è molto difficile cercare di buttarlo giù quando sa sfruttare bene le sue meccaniche, sia da mini Gnar che da mega Gnar. Ha buon sustain quando si trasforma, buon poke, buon escape. Al contrario, Riven ha un eccellente output di danni, capace anche di assorbirne tre tanti, ma richiede molta abilità per poterla sfruttarli. Sì. E poi io comunque credo che un Gnar che sappia giocare il champion, conoscendo Riven, avversario, in teoria, se sta a debita distanza, eccetera, cioè non è neanche così facile farsi ingaggiare da una Riven, a meno che a questa non flashi, all-in, stun, eccetera, tutta la combo. Però appunto deve flashare, quindi non lo so, cioè in genere un Gnar può giocare sia aggressivo come stile, sia anche più safe, stare a debita distanza. Quindi comunque non è così scontato che una Riven possa battere un Gnar, diciamo. Questo lo vedremo, diciamo, nelle mani di Dottor Matt. Tanto sono stati selezionati Jinx e il nuovo champion appena uscito, Rek'Sai. Bene, bene, così vediamo come lo giocano i ragazzi. Confermato il support Janna insieme a Lucian, quindi una solida bot lane. Te che sei un esperto di bot lane, com'è la Janna, la combo Janna-Lucian? Diciamo Lucian molto aggressivo. Per evitare l'all-in di Riven insieme a quello di Rek'Sai, tutto perché Orianna potrebbe intervenire sceldando uno dei due e entrare in ultimate massiva. Janna serve appunto per stroncare questa loro iniziativa e lasciare spazio agli altri. Infatti abbiamo i danni di poke di Nidalee, danni costanti sia di burst che di DPS di Lucian, danni burst e di CC di Pantheon, e Dottor Matt che praticamente farà un tantissimo crowd control. D'altra parte abbiamo a disposizione i danni AOE di Riven, di Janna e anche di Rek'Sai, se non sbaglio. Mentre il DPS sarà in mano a Jinx e a questo punto anche Thresh. Almeno nelle prime fasi Thresh è un ottimo DPS con i danni. Niente, secondo me la squadra rossa ha molti più CC. Poi come tank più o meno, dopo dipenderà un po' dalle build, però un po' si equivalgono. Il support squishy della squadra blu è compensato dal tanky top e viceversa per la squadra rossa. Abbiamo un tanky, diciamo, squishy Riven, che di sicuro non si builda tank, però un support più tank come Thresh e un Rek'Sai che può buildarsi off tank o tank, vediamo. Adesso tra 15 secondi inizia la partita, però noi avremo chiaramente i 3 minuti di delay. Il sì. Livello dei danni però la pari, perché comunque ognuno vanta di danni buoni a AOE e danni tantissimi danni single target. Qua hai notato che Dottor Matt e Y hanno tradeato, quindi hanno cambiato champion. Quindi Dottor Matt y con Nidalee. A questo punto Gnar. Esatto. Dottor Matt dominerà la mid lane a questo punto. Cercherà di dominare la prima fase di gioco contro Frankie to Beast. Proprio curioso di vedere una Nidalee mid, che io non ho una buona stima di una Nidalee mid, diciamo, cioè non mi piace come champion, perché nei team fight non dico che è inutile, però sicuramente più inutile di un'Orianna, direi proprio di sì. Dopo dipende tutto, sono proprio curioso di vedere appunto come verrà giocata questa Nidalee. Questo perché Orianna è molto brava a negare il farm. Infatti esatto. Viene spesso presa contro avversari che sono dei melee in mid. Deve essere lì a dare fastidio.
Dici che possiamo dare un'occhiata su LoL Nexus, così un po' alle varie rune Masteries, oppure influenziamo qualcosa? In teoria no, perché stanno già giocando i ragazzi, quindi possiamo dare una sbirciata? Per me non ci sono problemi, da te possono farlo chiunque qui presenti tra i viewers. Ok, allora facciamolo. Non è un'esclusiva nostra. Così commentiamo anche un po' le rune, le Masteries, che sono molto interessanti. Allora, partiamo da Nidalee. Masteries 2109 AP mana regen, classiche da mid laner aggressivo. Per quanto riguarda le rune, Magic Resist, Health per level, Ability Power, Armor Pen e Magic Pen. Ok, niente armor. Poi abbiamo Gnar, classico flat AD, 21-9, Pantheon Jungler, attack da mage, cooldown reduction, niente attack speed, strano, essendo jungler, Janna, attack da mage, magic cooldown reduction, health per level e armor, niente ability power, neanche nelle Masteries, Masteries 0-9-21 per Janna. Poi beh, gli AD carry sono le classiche, Riven, classico cooldown reduction, attack da mage, poca magic resist, poca armor, 16-12-2. Strano, queste rune, 16-12-2. Orianna full ability power, qua il game parte. Finiamo velocemente. Jinx classiche, Rek'Sai attack damage flat, magic resist armor classiche, senza attack speed. Va bene, Thresh, rune, magic pen, magic resist armor e anche 15 ability power. Masteries 0-22-8. Oh, bello lo Straw Poll, Montone. Si vede? Sì, l'avevo postato, però ovviamente No. ecco esatto, bravo. Se vuoi cavo Nightbot, però. Se io ti dico solo che Matt è Gesù, è praticamente il miglior mid laner italiano, ma vabbè. Ah, ci ho giocato contro Dottor Matt, sono abbastanza rimasto scioccato. Però. Ah, ci ho giocato, lo conosco come gioco. Va ricordato, è vero, dottor Vette è il più bravo nel loro team, ma non è che sono tutti di alto livello. Abbiamo per esempio un silver, un gold, sono molto a scalare le loro abilità, quindi è perfettamente equilibrata rispetto al team avversario. Bene, bene, sono proprio curioso. Ovviamente ci toccherà mettere visuale automatica. Però magari te, se vuoi dare un'occhiata magari anche a dati un po' più tecnici, build, statistiche in generale, puoi comunque per curiosità guardare un po' come si builda in champion oppure i vari buff che hanno i champion, puoi commentare dato che io comunque sono obbligato a tenere la telecamera fissa, capito quello che voglio dire? Certo. Quello che posso dire è che per il momento, come sempre, dovremo aspettare l'avanzamento della partita, vedere anche i primi skirmish che si faranno nei primi 2 minuti di gioco, se Sì, tenteranno un bello. invade, se cercheranno solamente di controllare le possibili entrate della giungla l'uno dell'altra del team, e controllare soprattutto la visuale di gioco dei jungler, perché ricordiamo, durante una team ranked i jungler hanno un ruolo estremamente fondamentale, quando devono coordinare in maniera precisa l'attacco e la difesa della propria giungla. Non tanto per i gank, perché i gank sì, sono buoni, sono utili, servono per avere un vantaggio,
Ma se ti viene negato una giungla, se ti viene negato un buff, un jungler può rimanere indietro per diversi minuti di partita. Detto questo, la partita è Si iniziata. parte. Un augurio a entrambe le squadre. Ecco qui, sono partiti. Vediamo subito che si precipitano sulla mid laner. Mentre abbiamo una Riven che è ancora ferma in base, ecco, è ripartita finalmente. Allora, qua. Madonna, subito tentano un invade da parte del team blu. Rek'Sai parte dal rosso, molto strano. Forse perché avevano paura di un Momento non invade. succede nulla, stanno solamente controllando come ho previsto le entrate della giungla. Team blu è ignaro del fatto che sono stati scoperti, conoscono la loro posizione, ma non tentano nessun tipo di attacco. Thresh che tenta un grab, un bleed grab per essere sicuro che non abbiano già invaso. Nulla di fatto allora nei primi 2 minuti. Si comincia direttamente dai propri buff. Come va ricordato, la nuova giungla è stato consigliato a iniziare dai golem. Infatti vediamo la squadra blu partire dalla bot lane e la squadra viola partire dalla top lane per i propri buff. Beh, mo, il game è iniziato, signori. Intanto il team blu da parte della bot lane sta cominciando a ottenere un leggero vantaggio in termini di farm, cercando di avanzare subito per il secondo livello. Infatti riescono a Infatti anticiparsi, accade. negando così la combo di Thresh QE. Che per ora ha aggrappato già ben due minion. Sì, sta tanto di relic che gli conviene almeno sfruttare i primi due stack. Intanto Dottor Matt deve un po' soffrire le prime fasi di gioco, visto che Orianna cercherà comunque di negare la maggior parte del farm. C'è intanto un mal posizionamento della ward di Thresh, che la posiziona appena sotto il cespuglio della river. Intanto ci ritroviamo con la top lane Hip che riesce a bullizzare tutto il tempo Riven, lasciandola praticamente con metà vita e sprecando quasi tutte le sue risorse. Assicuro Aggressivo questo Thresh, prende un po' di danno però. primo skirmish, lasciando Thresh con la metà vita. C'è un invade del Dottor Matt nella giungla avversaria che tenta subito un attacco contro Orianna, con l'intervento di Bruzzo che non raggiunge in tempo Orianna. Nel frattempo su River, Janna sta cercando di distrarre Thresh,
cercando di far avanzare Bruzzo contro il primo kill. Si avvicina, fa subito la combo. Attenzione! Flash di trash. Uno sputo di vita, Rek'Sai aiuta, salva così. Già la viene ripresa. Attenzione, Bruzzo cerca di distribuire i danni. First Blood, Pantheon. Squadra blu. Su Rek'Sai. Peccato, bella azione. Chiunque poteva fare First Blood delle due squadre, ce l'hanno fatta invece squadra blu, si è coordinata meglio probabilmente. E stilano il blu di squadra rossa. Questo darà un ottimo vantaggio a Pantheon sul controllo della giungla avversaria, in quanto il suo avversario sarà privo, diciamo, del suo red buff. Nel frattempo Gnar sembra dominare la top lane, soprattutto di farm anche. Dottor Malte, nonostante la pressione, riesce a mantenere un ottimo farm nella sua mid lane. Mentre in bot approfittano dell'assenza di Thresh per poter pushare un po' la torre e fa perdere i preziosi minion a Jinx. Qui giustamente in chat ci fanno notare che Riven sia partita con gli stivali. Non capisco questo start molto difensivo da parte di un champion che invece dovrebbe giocare molto più aggressivo. In questo modo Riven ha ben poco danno, cioè giustamente non può far danno solo con stivali e Vampiric Shept, quindi è costretto a subire la lane. Sono sempre olidi nelle prime fasi di gioco, le scarpe servono per evitare di subire continuo balling da parte di Gnar e soprattutto di raggiungerlo quando viene proccato la sua W. Questo aiuta soprattutto il jungler per poter andare a segno il gank contro Gnar, perché poco mount speed ovviamente non ti permette di raggiungere in tempo il tuo avversario. Sì, però Riven non fa danno solo con le scarpe, quindi comunque aveva già messo in partenza una lane difensiva contro Gnar. Sì. Quando invece Riven, cioè se non lo giochi aggressiva, secondo me... Oh, c'è un primo skirmish nella top lane. La difesa di Riven è l'attacco, concordo. Senza ultimate, senza la sua trasformazione. Però con Riven che è ancora disposto in suo flash. Intanto un altro skirmish la River. Già attenzione! Flash contro flash. Ulti di Orianna, Pantheon, Ial di Nidale. Gianna muore grazie ad Orianna. Ottime mosse di Orianna, qui lo sta giocando bene. Mettes cerca neanche di studiare la situazione, cercando di fare delle poke appena è possibile. I danni di Dottor Matt, flash incredibile. Un soffio. Buonissima azione. Ah, peccato, mamma mia, Dottor Matt. Dottor Matt riesce a confermare l'uccisione. No, vai sotto torre. Double kill, Dottor Matt, e ora sarà un cast. Bravissimo. Riuscito benissimo a gestire la pressione che c'era nel river. Non capisco perché Orianna non sia andata subito sotto torre, ma boh. Strano. Abbiamo intanto Pantheon che si sta preparando. Il viaggio è ancora pesante sulla bot lane. Dottor Matte vuole assicurarsi, diciamo, il vantaggio. 3 contro 2, dive. Muore Thresh. Sono in 4 squadra blu nella bot lane. Tanto Rime cerca di farmare, di non subire troppi danni dalla rasse di Gnar. Che comunque come farm sono pari, quindi direi che non se la sta cavando male Riven. Perché comunque mantiene... Invece è mid che perde un po' di farm. Si sta posizionando. Ma Y sembra essersi accorto e ha posizionato in maniera preventiva una ward. Pantheon sta rischiando moltissimo con il proprio rosso e ci muore. Ci rimane. Riven aggressiva ma non ha danno, inutile.
No, ovviamente le sue prime fasi potrebbero essere negative per quanto riguarda, diciamo, al mega sustain che si ritrova con Gnar. I danni della Spear iniziano a sentirsi. Prende il massimo del raggio contro Rihanna. E ha solo due do. Ah no, il Doran e il libro. 91 di ability power per Needle. Mi dicono che si sente. La situazione attuale è di un vantaggio di 250 gold a te per il team Fate Team Blue. Tanto ci sta cercando di contestare il controllo del river con tutto Ormaz che cerca di infliggere più danni possibili. Markel riesce a salvarsi. Scudo di Thresh. Fa da scudo umano per evitare la morte del suo compagno. Un altro skirmish nella top lane. Dottor Matt vicinissimo a prendere la kill. Ma lo scudo di Orianna si rivela un'altra volta determinante per sopravvivere. Ma senza mano sarà costretta a regallare. Pantheon concede il blu a Dottor Matt. Vitale per mantenere la pressione nella mid laner. Nonostante Kiron, ovvero Gnar, mantiene un'ottima pressione su top lane cercando soprattutto di negare, Riven riesce nonostante tutto a farmare e mantenere un vantaggio superiore a quello del suo avversario. Sì, di qualche CS. Stando sicuramente a risollevarsi nei teamfight. Lucian intanto si trova in una posizione molto pericolosa. Buono look! Ottima ulti di Gian. Arriva Dottor Matt. Qua sono catti. Dottor Matt interviene. Riequilibra la situazione nella bot lane. Peccato. Se Dottor Matt non arrivava, sicuramente o quasi, squadra rossa avrebbe fatto una kill. Nei migliori dei casi, Gian avrebbe salvato il suo compagno, ma sarebbe stati costretti a recolla. Attenzione, kill su Riven. Un doppio kill da parte di Jinx, 3 contro 1. Purtroppo non abbiamo visto l'azione perché la telecamera era fissa sulla top. Però complimenti Jinx. Attenzione qua, Thresh, Dottor Matt, attenzione. Una spia lo ucciderebbe? No, colpisce Jinx. Della telecamera. Questo Rek'Sai... oscurato dalla visione sottoterra. Non ha possibilità grazie alla grande mobility sua. C'è stato un leggero recupero dalla parte del team Viola, troncato subito dagli interventi di Dottor Matt. Tanto vediamo differenza di gold 2005 totali. Quindi sono 500 gold a di vantaggio per il team blu. Siamo a 13 minuti, finora non è stato contestato neanche un Drake. Kirmish in out of lane, stavolta Rime ottiene il vantaggio nei danni. Ulti di Rek'Sai. Rek'Sai si porta una bot lane. Thresh rischia di essere ucciso. Fa di tutto per sopravvivere e non ce la fa. Digga, Lucian riesce a fare l'uccisione. Intanto c'è il contest al Drake, Stormante cerca di controllare la situazione, intanto c'è un altro skirmish nella top lane. Troppo tank questo Gnar. Per la squadra blu. Sì, Drago. Il vantaggio dei continua aumenta.
All-in. Gimmick di Riven nella top lane. Fallisce la combo, niente da fare. Spreca il flash. Per non sprecare la R, la lancia contro Gnata. Tanto Pantheon pronto, gioca anche nella top lane. Squadra blu ha un ottimo mobility del team, tra l'ulti di Pantheon, una Nida, le mid, può essere presente ovunque. Fortunatamente sopprime la mancanza di mobility. Non è grabbato, è grabbato Jan, combo su di lei con Orianna. Missile, kill. Nel frattempo Riven uccide Gnar. E Riven muore da Pantheon. Hook di Thresh, buonissimo. Riuscirà a perire il dottor Matt? No. No, si salva a zero di vita. Dottor Matt, zero di vita. Impressionante. Ulti di Pantheon e qui sono cazzi. Ottimo Thresh. Non riesce a uccidere in tempo Jinx. Bellissime. Bellissime giocate, bravissime. Belle, belle, belle. Nonostante il svantaggio iniziale, Universal Language dimostra di avere ancora i nervi saldi, di sapere ancora controllare il ritmo della partita. $3000 di differenza totali. Non sono troppi, dai. Partita ancora aperta. Quanto a torri, è caduta solo la torre bot di squadra rossa. All-in di Gnar. Attenzione. Niente, Riven scappa. Deve allontanarsi per evitare ulteriori danni nella forma di Mega Gnar. Grande schivata di Marchiato. Cercano di mettere un sacco di pressione nella mid lane, così negando la maggior parte della visibilità nella zona del Drake. Cade la torre top di squadra rossa. L'unica rimasta è quella della mid lane, che cercano di fare il siege. Il vantaggio in gold aumenta per il team avversario. Oh, grande peccato di Jan, che non riesce a fermare il recall in tempo. Aia. Sostante interviene, riesce a fermare l'avanzata. Orianna però viene colpita da Bruzzo. Si allontana mettendo un po' di pressione. Mirko è molto è in pericolo. Dottor Matt muore. Ucciso da Riven, che guadagna shutdown. Ulti contro ulti. Riven 0 HP, si salva. Bravissime azioni da entrambi i super, che riescono a negare le kill da una parte all'altra. È vero, è vero. Attenzione, Rek'Sai è buttato nella mischia, muore. Ha poco incrociato tra anche quello di Lucian. Bella qui la mossa di Gnar. Rek'Sai non se l'aspettava proprio. Nel frattempo continua il siege. Thresh cerca di mettere una pezza. Sente il grab, purtroppo non riesce. Gli avversari si allontanano quanto basta per uscire fuori dal suo range. La squadra viola cerca di mantenere il vantaggio di visione per non farsi invadere. Tutto il mat è stato afferrato da Thresh, ma Thresh giustamente, non trovando i suoi compari, punti
Non tenta di afferrare, cioè di andare contro di lei, oltre il muro. 200 ability power per Dr. Matt. Dottor Matt, 201 ability power al minuto 20. Sono ottimi. Viene contestato il clou e preso da Dottor Matt. Più di sicuro. Oddio, questo Rek'Sai si butta in mischia, non è seguito dal team. Si salva per miracolo. Sì, sembra di sì, si è salvato. Grazie ai shield di Orianna e di Thresh riesce a assorbire in buona parte dei danni letali. È vero, hanno un sacco di shield squadra rossa, tra Riven, Orianna, Thresh. Ma ricordate che c'è stato un nerf a Thresh alcune patch fa, dove lo shield non è più ad area, ma colpirà solamente un singolo bersaglio. Ah, è vero, me l'ero dimenticato. E come fa a decidere quale? Il più vicino? Secondo Drake a favore del blu. La differenza ora si sta facendo sentire. Un altro engage nella mid lane. Jinx che distribuisce i danni, Jhan che cerca di separare l'avversario prima di mezzo. Yes. Nel frattempo, Dottor Matt riesce a ottenere un altro kill, correggendo presenti gli errori dei propri avversari. La sentivi anche te quella musica? No, l'ho mutato. Ma chi era? Non l'ho mica visto. Uno che si chiama Viva Gesù, quindi non penso che sia inerente allo stream. Nel frattempo un marchiato è rimasto da solo nella lane. Dai. Riven ingaggia, cioè, ma viene fermato preventivamente da Gnar. La situazione attuale è stato un leggero recupero dalla parte del team Viola e di nuovo un altro correzione da parte di Dr. Matt, che è riuscito a portarsi dietro una triple kill. River continua il suo avanzamento, concentra i suoi danni su Lucian che rimane immobile, non riesce a fare nulla. 4 kill per Riven e 4 per Jinx. Equilibrati fra il top lane e loro AD carry, che tentano, non solo tentano, distruggono completamente la torre in mod lane. E riescono a ridurre la differenza di solo 2000 gold. Ottimo. Partita ancora apertissima. Guadagnano intanto un po' di vantaggi nella propria giungla, visto che il loro Rek'Sai si trova nella top lane. Vediamo se Riven riuscirà a distruggere la top. Che palle. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh. User was kicked out of your channel. Benissimo, continua la partita. Mid lane ancora apertissimo il contest della torre mid. Jhan colpisce con il suo tornado, ma non ci sono aperture per altri danni nei confronti di Orianna. Dottor Matt si risposta nella sua mid lane, afferrata Jhan, però Thresh non tenta il grab, si accorge dell'arrivo di Dottor Matt e arreda verso la sua torre. Tanto Rek'Sai cerca di depushare la sua bot lane, approfittando diciamo dallo stallo in mid lane. Cade la torre mid. Guadagnata! Aia!
danni ingenti nei confronti di Trash, che però fa un flash. Panic flash. Salto di Dr. Mad. Altri skirmish nella mid sono i pochi di Nidalee che creano un'enorme pressione sotto le loro torri. Molto più che riesce a colpire Diven è una situazione incredibile. Orianna invece si sposta a defusciare la top lane, mentre quattro di loro cercano di dare pressione e protezione sulla mid lane. Jinx colpita! Viene negata la visione delle lance di Dr. Matt grazie a una pink messa appositamente. Io stavo dando uno sguardo ai gold e si può notare come top siano pari, i jungler siano pari, soltanto mid lane c'è una grossa differenza di gold, gli AD carry poco sopra Jinx. Quindi la partita è tutta aperta, cioè situazione di parità, tranne Nidalee che è l'unica in vantaggio su tutti. Riesce a colpire un'altra volta Mercato, sfruttando il massimo del range della sua lancia. La differenza dei minion nella mid lane è causata perché Orianna è stato frequentemente per almeno 7 minuti buoni sotto a Siege nella sua lane, quindi non poteva farmare in tutta tranquillità e non poteva nemmeno farmare il minion della giungla, quanto erano sempre in mano o al suo top laner o al jungler. Ci sono tanto frequenti recall. Il drago sarà. È tornato. Dottor Matt viene preso fuori posizione. Si suicida per prendere la kill su Rek'Sai. Forse questo permetterà il tempo per guadagnare il terzo Drake alla sua squadra. Quindi potrebbe essere una mossa fatta di proposito. Vediamo se la torre mid cade in compenso. Beh, sicuramente. Danno si è che una posizione più sicura. Dai, sono posizionati male. Squadra blu. Dovrebbe vincere squadra rossa il trade in teoria. Tutti focusano Gnar che è troppo tankoso. Critico di Jinx. Assist garantito, Jinx altro critico di Jinx. Totale vantaggio per la squadra viola in questo caso. E si guadagna anche una seconda torre. Situazione gold alla pari. Incredibile, signori. Grande recupero per gli Universal Language. Beh, hanno addirittura superato The Gold, hanno superati. Sì. Verissimo, anche se di poco, comunque riusciti a superare i gold ottenuti. Però ricordiamo che squadra blu ha tre draghi nella saccoccia e specialmente late game si inizieranno a sentire. Esiteranno moltissimo nel momento che cercheranno di prendere il quinto Drake, dove la loro potenzialità di prendere una torre sarà aumentata in doppio come minimo. Senza contare che siamo qui di toccare i 30 minuti di gioco. Tra poco vedremo anche i siege per il Baron. Comunque Jinx secondo me sta a favore un bel game. 7-2-2. C'ha pure un buon farm. Intanto c'è un altro ingaggio da marchiato contro Dr. Matt. Gianna cerca di. Un attimo di isolare i suoi avversari. Prega un suo flash per mantenere distanze. Ulti di Rek'Sai. Che va a disturbare bot. Riven cerca l'attacco contro Dr. Matt, non riesce a raggiungerlo, subisce un exhaust, ma questo non lo ferma fino alla sua cavalcata. Ial di Dr. Matt. Gianna viene presa da Orianna e distrutta. Un altro siege, grab mancato da Trash, Jinx prezza purtroppo, ma recupera facilmente grazie ai minion.
Lucia nel frattempo nella mid lane, Rek'Sai c'è invece la, la bot. E c'è un Kotes nella top lane. Secondo me 5 contro 5 nei team fight dovrebbe essere favorita squadra rossa secondo i champion, secondo me, come crowd control e altro. Il crowd control della squadra viola è molto forte, perché non mi sa mai, mai sottovalutare l'importanza di avere un Thresh nel prima partita. Thresh, Orianna fuori posizione, può bloccare per moltissimo tempo degli avversari in un punto preciso della mappa. Ci sono tante applicazioni che puoi fare con un champion simile. Mentre dalla parte blu abbiamo Janna, che è importantissima nel caso si commette un errore grave di posizione, e allora si cerca di disingaggiare e ricominciare il fight da una posizione più favorevole. Mi piace questo game, molto equilibrato, belle giocate, qualche errore, ma è normale, pochi però. Secondo il trapol danno ancora il Gondino in favore. Ottimo farm di Rek'Sai, ci fanno notare dalla chat che addirittura ha un farm superiore a quello di Orianna. È un bel Rek'Sai farmato, dopo 30 minuti dovrebbe esprimere tutto il suo potenziale. 5 contro 5, Mirko tenta un... Ah. Mirko con Thresh cerca un flash, ma lo fa della direzione oscura di Gnar. Vengono spiegati gli ultimi di Riven e anche gli ultimi di Gnar, quindi ancora riaperto il contest. Ecco, sicuramente squadra rossa manca di poke. Squadra rossa soffre il poke, non può controbattere. Soffre moltissimi poke di Nidalee, soffre moltissimi poke anche di Gnar. C'è un teleport intanto da parte di Riven che si mette in un'eccellente posizione. Ma già ne corregge. Attenzione! Bruce viene preso fuori posizione, non riesce a contestare. Critico, intanto. Critico su critico di Jinx. Costretti a ritirata. Teamfight pienamente vinto da squadra rossa. Marchese si trova da solo fra tre avversari che sono ancora in fuga. Riven approfitta della sua enorme mobility per chiudere le distanze, ma Dottor Matt sfrutta i muri per poter uscirne fuori. Colpito in pieno Riven. Dottor Matt si prepara per cercare di smezzare i danni avversari, mentre Marchese cerca di uccidere almeno il loro support. Guadagna una torre e una kill sul support, mentre Dottor Matt cerca di un attacco alle loro stelle. Jinx e Riven stanno carriando, ragazzi. Dottor Matt affronta Riven e chiede ah. Un tiro di combo. Cerca ancora un inseguimento con Dottor Matt, che approfitta della sua grande capacità di osservazione. Marchiato se ne va nella bot lane, lasciando Gnar da solo. Buon escape di Rek'Sai. Molto safe, però meglio così. Fallito il grab su, di Thresh. Critico. Ulti. Ah, peccato. Peccato, un'ottima risorsa per i teamfight. Peccato, poteva scapparci la kill su Lucian. Mirko ultimamente sta utilizzando la sua solamente in direzione opposta, in direzione a quella degli avversari, invece di avvicinarli allontana. Rek'Sai si avvicina alla zona del Drake che in questo momento è contestato, allora se ne accorge e mette una ward preventiva. Un drago squadra rossa non farebbe male, è molto importante a dire il vero. Negherebbe un altro vantaggio della squadra blu, che non riescono a contestarlo. Squadra blu sotto di 1500 gold e passa. Dottor Matt è blu, grande mossa sagace.
Siamo a quota 3 buff blu rubati per la squadra blu. Comunque 9 kill su Jinx e 6 su Riven, i danni non mancano, eh. Mentre da squadra blu soltanto Nidalee è quella più fidata. Orianna cercherà sempre di dare utility ai... Grab! Vai, engage, buonissima l'ulti. Riven correrà contro... Riven si butta in mezzo, Gianna corre il problema. Gianna salva tutti. Phantom muore, Rek'Sai pure. Danni a Oe a dismisura, con Riven che continua l'inseguimento. Flash di Lucian. Grab su Gnar che ci muore. Esplode. Trash con il pila tradimento. Ulti di Jinx che manca. Mamma mia. Grandissimo formato. Questa Nidalee non sbaglia una Q, eh. Mamma mia. Impressionante. Impressionante. Questo formato è molto semplice, inseguire un avversario. On fire, dottor Matt. Sta giocando proprio a Nidalee come andrebbe giocata. Ovvero fuori dal vero e proprio team fight, ma giocata praticamente come assassin, finisce le prede e basta. E riescono a recuperare lo svantaggio del team fight di poco fa. No. Dimostrano un'altra volta risoluto. Squadra blu tornata in vantaggio, ragazzi. Hanno preso la torre davanti all'inhibitor. Tanto Gnar si sposta nella top lane per depushare l'enorme mole di minion che si è creata. Garantiscono un red a Jinx per aumentare il suo output di danni. E a 36 minuti di gioco la partita rimane molto accesa, inaspettatamente. Dottor Matt recupera un blu. Phantom e Riven si dedicano al recalling. Riven cancella il suo recall. Si spostano tutti sulla bot lane. Ad eccezione di Orianna che approfitta per poter comprare nuovi oggetti. Orianna un po' indietro con la build. Vero. Però se non dovrei sbagliarmi, grazie ai Plastic Wand dovrebbe finire il voice staff tra poco. Da notare però 14 assist su Orianna, ragazzi, è più di Thresh. Non è proprio riuscita a lastittare le kill a sto punto. 14 assist. Orianna sta dando un sacco di potere di utility durante i teamfight, sì. E seguito anche da quello di Thresh, il che lasciano aperti i danni a Jinx e a Riven. Mirko Delta in grab non ci riesce, non riesce a prevedere bene la posizione del salto di Nidalee. Mirko viene nuovamente colpito. Sarà costretto a recall per non rischiare, diciamo, di essere poco incisivo durante i prossimi teamfight. Tanto il team blu si sposta verso la mid lane per cercare un contest all'inibitore. Dottor Matt manca il colpo di lancia. Secondo me squadra rossa dovrebbe ingaggiare, sono 5 contro 4. Sta arrivando Gnar però. E poi è inutile, devono ingaggiare squadra rossa. Svantaggiati per l'inseguimento. Sono più forti in teamfight. Se si lasciano poccare da Nidalee, ragazzi, è finita. Squadra rossa deve ingaggiare. Verissimo. Ma Gnar, Jhan e Lucian possono fare dei danni considerevoli mentre fuggono. Oltretutto Nidalee potrebbe distruggerli appunto lanciando una lancia alle sue spalle. Quindi aspettano cautamente, entra dentro. Attenzione, 2 contro 5, brutto, brutto il dive, easy. Non aspetta il suo team, ben arrivo.
Aia, i danni della spear. Riven è costretta a rientrare in base per recuperare la vita. Attenzione, in posizione Dottor Manto cerca di guadagnarsi l'inibitore. Viene messo fuori posizione da Gnarra e Nidali. Ci sono anche un po' di contest nella top lane dove Luther cerca di distribuire dei danni contro Marchiato. Vediamo. Mancata l'ultima di Jinx. Marchiato entra all'interno del fight. Anche Riven a seguito. Ulti di Orianna prende tre persone. Riven è fuori posizione. Attenzione, la quadra kill. Vediamo se arriva. Sarà sufficiente per colpire. Attenzione! Triple kill! Marchiato segue Gnarr che utilizza il suo ultimate per creare spazio. Ah, peccato! Attenzione! Attenzione! Bravissimi! Quadra kill stilate. Baron! Ci vuole un Baron. Mamma mia, questa Jinx. Morta solo due volte, ragazzi. Non è poco. Jinx che approfitta e sfrutta benissimo la sua passiva per poter inseguire e eliminare i suoi avversari. E guadagnano un Baron. Un grande recupero. Osservando comunque la build del team continua, vediamo Gnarr che si è costruito il Frozen Mallet. Secondo Drago. Che ne pensi del Frozen Mallet? Frozen Mallet lo stanno giocando molto nelle partite ad alto livello con Gnarr. Adesso è saltata fuori questa moda del Frozen Mallet su Gnarr. Che uno prima diceva, ah, ma che stronzata di item, eccetera, eccetera. Invece è molto buono, si sfrutta bene le varie passive di Gnarr, permette un ottimo chase e praticamente immobilizzi il tuo avversario. Adesso sta andando di moda questo Frozen Mallet su Gnarr. Ha anche notato che l'unico oggetto offensivo di Gnarr è il Brutalizer, non ancora finito. Che è stato il suo primo item. È stato il suo primo item il Brutalizer e dopo si è buildato full tank. Tanto Riven continua un ingaggio cercando di seguire la pressione in mid lane. Qualcuno sta pingando di inseguire Pantheon. Niente da fare, troppo veloce. Hai mobility. Y è ignaro, è stato visto nella sua posizione nella bot lane. Quanto mi piace sto game, troppo equilibrato, veramente divertente. Dottor Mante si gioca un po' più difensivo, vedendosi in sottotorre, approfittando anche del raggio delle sue lance. Che colpisce Thresh. Non sbaglia una spear. E non è facile, il range della lancia è veramente corto, cioè molto stretto come raggio per colpire. Entrambi sub hanno buildato utility, tra cui Michael e Relic per Thresh. Il Frostfang però non è stato completato da parte di Janna, favorendo più finire il Locket e il Michael. Esatto. Ma una lancia di Nidalee. Strano che non abbia completato l'oggetto da support. È worth secondo te? Per inseguire e disingaggiare è sempre utile il Frostfang, o comunque Frostwind Fame. Il fatto che non l'abbia finito sembra che abbia favorito finire oggetti importantissimi come il Locket e il Michael a questo punto. Oddotto con le scarpe delle mobility vuole favorire la eterna presenza nei team fight.
nonostante Gianna ha goduto già di tantissimo mobility di suo, senza scarpe tra l'altro. User left your channel. Scaduto il Baron, per squadra rossa che forse poteva massimizzare meglio il vantaggio, non hanno preso molti obiettivi. Ora siamo ancora 0-0 palla al centro, anzi come obiettivi forse un po' più in vantaggio squadra blu, in quanto la rossa lo ha l'inibito scoperto. Abbiamo due break a favore della squadra viola e tre a favore della squadra blu. Intanto si continua l'inseguimento nella mid lane, Pantheon che cerca di circuire la zona della giungla. Jinx che furbescamente builda la Banshee Vale per non subire danni di lance di Dr. Matt, o almeno essere clemente al primo danno. Intanto cominciano a studiarsi gli avversari. Lida li colpisce un'altra volta Thresh con le sue lance. Colpisce un'altra volta. Ma non devono lasciarsi poccare da Nidalee, devono ingaggiare loro. Squadra rossa deve ingaggiare. Sono più forti nei teamfight. Attenzione, ulti di Riven. Arriva Gnar contro ulti di Jhan. Gnar fa lo stesso. Marker rimane isolato tra gli avversari. Thresh era in base, non ha potuto partecipare subito. E anche Jinx. Ultimate di Orianna, isolamento di Thresh con il suo box. Colpisce Jhan, riesce a portare a kill su Orianna. Vantaggio del team fight. Ulti, flash Dr. Matt. Tipo con un flash, mentre Y si ruba e l'inibito. Critico di Jinx. No, non lo ruba, rimane con pochissimi BF, con 150. 2x2 questo trade, questo fight. 2x2, ma vantaggio di nuovo per la squadra viola. Hanno un eccellente controllo del team fight. Nel frattempo ritroviamo la top lane avversaria che è praticamente dominata da una massiccia quantità di minion. E Lucian va a pulire immediatamente prima che possano pushare la sua torre. User left your channel. Dato marchiato in seguito Dr. Matt, sfruttando la lame, riesce a fermarlo con un no cap. Teleport! Mirko purtroppo manca il grab, Bruce riesce a prevedere la zona ma è ancora troppo sotto pressione e viene preso oramai fuori posizione. Hai notato il teleport sopra la tana creata da Rek'Sai? Non lo sapevo. Sì, è fattibile. Considerando che si può fare il teleport anche sulla lancia di Jarvan. Sì. O sulla lanterna di Thresh, può darsi? Anche, però si poteva fare solo a lanterna esaurita. Intanto Dr. Matt si muove dei suoi avversari. L'esperienza del Dr. Matt si fa sentire. Però i suoi avversari riescono a correggere di nuovo il problema. Vediamo se resistono senza Dr. Matt. Cerca il danno ma non riesce ad avvicinarsi a sufficienza. Timidore alla pari per entrambi i team. Partita bellissima. Marchiato e torna vicino al Drake. È stato un iniziale contest a Drake, ma si sono accorti che i loro avversari si stanno muovendo invece verso il Baron.
Quindi vogliono assicurarsi di non lasciare gli spazio libero. Riven entra all'interno, Gnar prosegue ma colpisce solo Jinx. Punk arriva alle spalle, Ash riesce a fermarlo. Pacchiato cerca di gestire la situazione fra tre avversari. Muore nel tentativo. Gnar non si salva. Attenzione! Dottor Marco... Di un pixel! Evita la spear, ne evita un'altra! Aiutate Jinx o morirà! Aiutate Jinx o morirà! Attenzione, Ial Spear! Scudo di Orianna, mamma mia! LCS incoming, ragazzi! Dottor Matte che non vuole rischiare tra i danni delle torri. Approfitta di aver fatto sprecare un importante summoners per la di Carry. Dato c'è il contest al Baron. Arriva un leggero danno a questo punto da parte di Jinx che non sconfia assolutamente la squadra blu. E guadagno il Baron. E il drago per squadra rossa. Quindi sono tre draghi a testa e un Baron a testa. Quindi ancora aperto la situazione del controllo delle torri. Vediamo un Rek'Sai buildato full tank come la morte. Tanto i danni a squadra rossa non mancano, tra Riven e Jinx ne hanno a sufficienza. Orianna, vabbè che ha poche kill, poco farm, però con la build più si avvicina al late game, più dovrebbe recuperare, diciamo. Orianna sta dando un sacco di crowd control, impedisce la maggior parte della grande mobility degli avversari. Da notare, secondo me, la scelta di Jinx per un Banshee rispetto a una Guardian Angel, forse, non si sa, per Lucian, che è ancora in costruzione. Se clemente con i propri errori, nel caso venisse colpita da una lancia di Nidalee. Esattamente. Venisse quasi smezzata. Stessa cosa deve fare anche per Riven. Certo, partono anche i jokes di Gian. Inizia di nuovo un altro trade. Viene fermato. Mago si prende in posizione. Ultimate partita di Orianna. Brutto cerca di distrarre la di Carry. Trash che è in mezzo. Riesce a creare il box. Attenzione, no! Ace! Non riesce stavolta a gestire. Ah! Ace! E vanno in svantaggio, quadra chi da parte di Dottor Matt. Secondo me qui l'errore è stato che l'unico a ingaggiare, partono già i GG, l'unico a ingaggiare della squadra rossa è sempre stato Riven, venendo subito focussata e one-shottata, che aveva tutta la gran parte del danno. E invece Rek'Sai ingaggiava sempre dopo, secondo me è stato proprio, non lo so, questa conduzione dei fight, ha sempre ingaggiato Riven, anche nel fight prima che li ha portati a fare il Baron, ha sempre ingaggiato Riven... E c'è morta subito. E invece Rek'Sai, che era un tank incredibile, avrebbe dovuto ingaggiare per primo, secondo me. Non è possibile, cioè Riven è morta troppo presto, portando tutti i danni nella tomba. Io vorrei fare i complimenti a entrambi le squadre. Entrambe le squadre hanno regalato grandi momenti di gioco. Non c'è stato un singolo momento durante il match dove era una vittoria schiacciante. Di sicuro un forte vantaggio l'ha ottenuto il team Gondinua nelle prime 10 minuti di gioco. Grande recupero, soprattutto per Universal Language, nei successivi team fight, sempre a loro favore. Ma con la conquista del Baron, quindi il leggero buff per la squadra di Gondinua, riescono a gestire l'ultimo fight in maniera eccellente, sfruttando i due errori capitati dai loro Riven e Rek'Sai. Partita equilibrata fino all'ultimo fight, finché non è stato quell'errore e in quel fight conclusivo si è deciso tutto, come capita poi spesso nelle partite che durano oltre i 45-50 minuti.
Niente, io qui sto guardando un attimo i danni, il grafico dei danni, chiaramente Needle è dominato su tutti. Jinx mi ha fatto una buona quantità di danni, quasi quella di, vabbè, un po' meno di Lucian, comunque sempre sopra di Orianna. Riven ha fatto danno, comunque Orianna sì, vabbè che fa molti danni AoE, quindi è facile fare danni con Orianna, forse poteva farne di più sicuramente. User left your channel. E niente, Pantheon non ha fatto danni, ne ha fatti di più trash per dire. No, niente, come danni Squadra Rossa ne aveva, secondo Pantheon me può essere eliminato appunto. nell'ultimo teamfight, isolato il loro AD carry, vedendo che la maggior parte dei danni venissero distribuiti se alla User rocket joined your launcher channel. di Nidalee, no, di Nidalee, di Jinx. Purtroppo Riven moriva troppo presto nei fight. Ingazzava per prima, veniva focussato e moriva. Secondo me è stata un po' questa anche la chiave. E dopo avevano soltanto Jinx che faceva danno. Poi sì, Orianna, però. E niente, si è concluso così il Nuovo, game. complimenti al team, complimenti a entrambi i team. Il team continua a vincere la prima partita di torneo. E Che ne adesso pensi, sì. Xioi? Niente, sì, sicuramente qui Dottor Matt ha fatto la differenza per la vittoria. Se non ci fosse stato Dottor Matt, ma anche soltanto un avversario più scarso, diciamo, la partita sarebbe stata totalmente diversa. Qui Dottor Matt veramente ha carriato. Poi non dico che i suoi compagni abbiano fatto schifo, perché comunque nei teamfight se la sono cavata. Però per dire che serviva proprio un personaggio come Dottor Matt a dare quel di più per carriare la situazione. Poi i due fight finali, quelli decisivi, li hanno condotti meglio squadra blu. Quindi niente da dire. Mi spiace per Jinx, ha giocato veramente, ma veramente bene. 16-3, quasi le. Cioè, ha giocato bene come Dottor Matt praticamente, se guardiamo i numeri. Ottimo farm di Jinx, niente da dire, ha giocato veramente bene. Peccato per Orianna che si è sentito. Cioè, così ha fatto un po' poche kill. Riven nei fight si suicidava, cioè ingazzava per prima. Secondo me dovevi ingazzare Rek'Sai che era full tank come la storia. E quindi dovevi ingazzare lui. Tra l'altro, Rek'Sai l'unico. No, vabbè, Rek'Sai e Pantheon. No, vabbè, anche se non erano ancora full build, strano. Dopo 52 minuti, Rek'Sai, Pantheon e i support non erano full build. E niente, questo è quanto. Adesso sentiamo dunque lo scontro. Dovrebbe essere uno scontro diretto, quindi in teoria passa il turno squadra blu. Cioè passa il turno, si vince il primo game che è la struttura gironi. Voglio farvi vedere, magari facciamo vedere il calendario delle partite. Ciao ragazzi, eccoci qui con un Chi è? video improvvisato. Sapete che non amo Qui fare non le c'entra niente. scalette. Ok. Sto aprendo un po' di schede. Un attimo solo. Adesso non so se ci sente anche Broderino Luca, l'organizzatore di questo torneo. Sì, ci sto. Ah, ci sei? Niente, sai niente se ci sarà un altro game oppure abbiamo solo questo per oggi pomeriggio. I Project Evil che avrebbero già contro gli Universal non ci stanno e vabbè l'appuntamento tanto rimane domenica alle 18. Esatto, quindi ricordiamo che questo è stato appunto un'anteprima, cioè un game fuori orario dallo schema che si era stabilito. Aspetta, qua mi partono. Ok. E niente, adesso magari facciamo vedere un attimo, questo è. Rimettiamo la mia bellissima webcam, ok. Questo è il sito del torneo, ve lo linko anche qui sul canale, così vedete, conoscete le varie squadre del torneo. Questa è la squadra di Gondinua del Dottor Matt, che sono scontrati contro gli Universal Language. Gran bella partita, non credevo che il Dottor Matt avrebbe vinto più facilmente, invece è stata una gran bella partita molto equilibrata.
Niente, perché là c'è una webcam in più? Ok, togliamola. Niente, per il resto restate sintonizzati appunto su questa pagina Facebook se vi interessa, cioè su questa pagina di blog se vi interessa sapere le date del torneo. Per quanto Comunque, riguarda. allora, domenica, scusa se ti interrompo, domenica ci saranno tre game, ci saranno. Ah, ottimo. A partire dalle. A partire dalle 18 che giocheranno Just Dance Battle Team contro gli Evil Mix Team. Poi ci saranno, aspetta te lo dico, poi ci saranno alle 21 gli Spaghetti Fan contro i WuShock e alle 22 i BPM Team contro gli Impulsive Storm. Adesso linko anche il forum di League of Legends sul sito ufficiale. Per quanto riguarda i commentatori di questa partita, sia che li amiate, sia che vi facciano cagare, siano questi. Questo sono io dell'Axio Italian Streamer, ci sono solo io oggi User left perché your c'hanno channel. tre membri, con Braum che prima era moderatore in chat. E la nostra Ginger mascotte super moderatrice. Questa è la pagina Facebook. E invece l'altro mega esperto commentatore è questo Montone. Questa è la sua pagina Facebook. Lo potete seguire su orari di streaming e quant'altro. Purtroppo non era in webcam, però ci ha fatto compagnia lo stesso. Niente, quindi per oggi niente, con i game sono finiti. Se avete domande, se avete qualcosa da chiedere, informazioni, altro, consigli, insulti, come volete. E poi dai, poi stacco lo streaming e ci facciamo gli auguri. E poi vabbè, io continuerò i miei streaming lo stesso subito dopo Natale, Montone penso che farà altrettanto. Sì, vi saluto anch'io, grazie a chiunque vi ha seguito. LCS è in pausa, benissimo, ci siamo noi a tenervi compagnia, non è un problema. Adesso leggo un attimo la chat. Ancora sulla disquisizione, sul Frozen Mallet su Gnar. Core item sia il Brutalizer. Io non ho mai detto che Frozen Heart è core su Gnar, non l'ho mai detto. Brutalizer è core, ho No, soltanto si detto. riferivano sul Brutalizer. Io in realtà ho puntualizzato il fatto che avesse solo costruito Brutalizer e non l'avesse completato con nessun altro oggetto. Io non ho, nessuno ha mai detto che Frozen Mallet è core su Gnar, però ho detto che è un ottimo item che sta andando molto di moda recentemente nelle competizioni ad alto livello. Tanto, nel dubbio, questa partita è stata registrata, tutto lo stream è registrato, si vedrà nei past broadcast nello stream di Xioi. No, oppure sul canale proprio ufficiale YouTube di questo torneo. Quindi non, Esatto. esatto, non credo che lo caricherò tra gli Ok, highlights, sì, ma sul canale ufficiale del torneo su YouTube, di cui vi forniremo a breve il canale, il link. User left your channel. E niente, per il resto questi eravamo noi. Questa è League of Legends. Oggi purtroppo solo un game, mi spiace perché mi stavo veramente divertendo. Niente da dire, dai, qui le build non c'è più tanto da commentare, abbiamo già detto tutto. Nidalee e Sì, è Jinx. stato detto tutto. Ci rivediamo a questo punto domenica, che ci sarà la prossima partita. Domenica 28. Speriamo che sarete tanti come eravate oggi. Ben 70-80 viewers, ho notato. Sì, ho notato anch'io. E niente, vi salutiamo. Prima di domenica però sia io che Montone streameremo sui nostri rispettivi canali. Quindi potete seguirci lì, farci anche domande sul torneo, vi possiamo aggiornare in tempo reale.
E niente, dai, alla prossima. Vi faccio a tutti gli auguri di un buon Natale a tutti quanti e ci si vede nei prossimi giorni. E così Un bacio ai Montone. pupi, alla prossima gente. Ciao ragazzi, ciao ciao. Saluto classico.